Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero con l'appuntamento ormai consolidato da tanti anni con i segreti del successo degli imprenditori al top per scoprire e per dare anche un'ispirazione a voi che ci seguite da casa. Questa sera una puntata dedicata al mondo dello spettacolo, dell'entertainment, con una realtà che si occupa di distribuzione per l'appunto di tecnologie per l'entertainment, che si chiama Audio Effetti, sono di Genova. È con noi la dottoressa Anna Vostrom. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Grazie per essere con noi. Spero di averlo pronunciato meglio possibile, ho fatto del mio meglio comunque. Suonava svedese, quindi va bene. È di origine svedese, sì. Ecco. Però lavora, opera in Italia, a Genova, da diversi anni. L'azienda è stata fondata nel 2000 e quindi lei ci può un po' raccontare questa storia. Audio Effetti è, come ha detto lei, è stata fondata nel 2000, quindi 20 anni fa, da tre soci. Inizialmente come agenzia di rappresentanza, come progettazione tecnica e, sì, e consulenza tecnica di audio professionale, audio home, video professionale e anche lighting. E questi tre appassionati si sono messi insieme e hanno portato prima sul mercato della Liguria e poi gradualmente anche nel nord-ovest, quindi includendo il Piemonte e la Val d'Aosta, hanno portato delle nuove soluzioni di soluzioni professionali nel mondo dell'entertainment, sì, proprio. Home, nel settore home, nel segmento in particolare? No, il settore professionale in particolare, perfetto. L'audio professionale, perfetto, e anche perfetto, quello home. Però entrambe le cose. Sì. Ok, perfetto, bene. E nel corso degli anni, acquisendo know-how, quote di mercato, arricchendosi di nuove competenze e assumendo anche personale specialistico, grazie ovviamente anche all'intuizione e la capacità di questi tre soci fondatori, la piccola agenzia di rappresentanza è diventata un importatore di un importatore diretto di nuovi marchi che in Italia non esistevano prima, però avevano delle grandi, grandi potenzialità. E in effetti, attraverso questi marchi, ma soprattutto con la professionalità e l'entusiasmo delle persone del nostro team, Audio Effetti oggi è invece diventato una delle aziende più grandi nazionali nel settore della distribuzione di prodotti professionali per l'entertainment. Sempre di importanti marchi, giusto? Sì. Voi siete distributori di, sì, marchi importanti. Sì, vogliamo, sì, possiamo citare qualcuno di questi marchi oppure non è importante in questo senso? No, questo non è importante. Quello che invece è interessante è come è cambiato come è cambiato dall'inizio dell'azienda, certo, con i tre, certo, soci, certo, fondatori. Si è evoluta molto l'azienda. Sì, sì, si è evoluta molto. È cambiato e continua a cambiare ovviamente il mercato, la, sì, velocità dell'evoluzione della tecnologia. Mm-hmm. Voi fate vendita di questi prodotti o anche noleggio? Noi vendiamo, ecco, vendiamo poi a, ecco, chi, certo, certo, fa noleggio. Certo, certo. E credo che l'esperienza che abbiamo acquisita in tutti questi anni ha reso tutta la nostra squadra più competente nella comunicazione con i nostri clienti. Voi operate nel settore dei concerti, immagino, nel settore dello spettacolo, nel settore della musica o del cinema? No, noi, questi sono i nostri clienti. Sì, quindi i nostri clienti, sì, i nostri clienti, sì. Ecco. Noi invece siamo un distributore, sì, con oltre 10.000 prodotti, sì, a catalogo. E ovviamente la tecnologia si evolve con una velocità sempre crescente. Incredibile, certo, sì, certo, sì, certo, certo, certo. E quindi per questo motivo vorrei parlare di Audio Effetti come prodotto. Come no, certo, questo è interessante. E il fatto che abbiamo un forte know-how, sì, grazie alla nostra squadra,
il nostro approccio che ci porta a diventare un partner dei nostri clienti, supportare i clienti, sì, con informazioni tecniche. Sì, una consulenza, diciamo. Bravo. Uh-huh. E quindi facciamo spesso dei corsi di formazione, ad esempio, ecco, sia in aula, quindi, sì, in presenza, sì, face to face, ma anche online, sì, tramite YouTube, abbiamo il, sì, nostro canale Audio Effetti Stream, dove facciamo proprio questa formazione, ma diamo anche un supporto tecnico costante ai nostri clienti. Quindi dei webinar anche, ma anche in aula proprio? Allora, i webinar non li facciamo ancora. Ah. Oggi abbiamo fatto dei corsi proprio, sì, di formazione specifiche, okay, sì, su vari temi, quindi si possono trattare di laser, come di luci, come il video. E poi facciamo dei corsi che sono pre-registrati presso Audio Effetti, che poi mettiamo a disposizione, online, diciamo, sì, dei vostri interlocutori. Sì. Il vostro mercato è un mercato globale, quindi non soltanto l'Italia, ma addirittura anche all'estero. Sì, sì. Audio Effetti è... Allora, già questo mercato è molto di nicchia, no? Certo, immagino. È un mercato dove ci conosciamo un po' tutti, quindi è un mondo parallelo dove ci si conosce tutti, ci si incontra, sì, spesso nelle fiere, e in Italia ci saranno poco più di 10 aziende della nostra dimensione, ecco, in, sì, questa nicchia, che fanno, sì, cose, sì, simili, simili a noi. Sì, 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 sì. E certi hanno 70 anni di esperienza, altri si sono affacciati recentemente. Invece quello che ci differenzia un po', credo, sia il fatto che Audio Effetti ha un approccio internazionale. E questo, cioè, pur mantenendo il proprio mercato su Italia, cioè in Italia, siamo molto bravi a cercare di vedere quali sono i trends, le tendenze mm-hmm, all'estero. Cosa è che succede all'estero, quali sono i marchi emergenti, ma anche in paesi lontani come, sì, la Cina, che sappiamo tutti è un leone, no, nel settore delle nuove tecnologie. Abbiamo anche un'organizzazione, una struttura organizzativa molto solida. Mediamente abbiamo... Ecco, la vostra struttura com'è composta? Allora, già siamo 72 72 persone che lavorano, sì, fra dipendenti, sì, e consulenti, certo, esterni. E sì, quindi siamo tanti. Infatti questi tre appassionati delle tecnologie, i tre soci fondatori, hanno saputo proprio portare con sé persone professionali, sì, appassionati, ma anche loro stessi sono riusciti a trasmettere questa passione a tutti con cui stanno lavorando. Certo. Con loro. Quindi... Avendo 10.000 addirittura referenze, che lei ha detto, nel vostro catalogo, chiamiamo, sì, così, c'è qualche linea particolare per la quale il mercato vi riconosce in modo specifico, o è più trasversale? È più trasversale, direi, perché facendo sia l'audio che la luce, il video, effetti speciali, quindi abbiamo veramente anche un per il cinema, diciamo. Cinema, quello che è registrazione, certo, in studio, certo. Il concerto di Lady Gaga, sì, di sì, Jovanotti, sì, quindi è un mercato molto, molto ampio. Molto ampio e al tempo stesso di nicchia per quanto riguarda la fornitura di questo, sì, tipo di, sì, assolutamente, sì, di cose. Come scegliete i vostri partner, i vostri fornitori? A vostra volta scegliete delle marche importanti, dei nomi prestigiosi. C'è qualche parametro in particolare che vi dà quell'là per dire sì, scelgo questo piuttosto che quello? Credo questo sia un'intuizione, come dicevo prima, abbiamo un'intuizione forte e sappiamo, andiamo sempre all'estero a cercare, non sempre, però spesso le tendenze vengono da fuori, dall'estero, quindi, certo, bisogna andare a cercare e vedere e capire
cosa succede negli altri mercati, certo, così, certo, come, certo, in America, come in Cina. Esistono anche dei produttori italiani da cui vi servite comunque? Sì, 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 ci sono produttori italiani, ci sono anche tanti, tanti all'estero. Immagino, sì. Ecco. È un settore in continua evoluzione. Quello che è giusto oggi, domani è già passato di moda, c'è tanta tecnologia. C'è tanta tecnologia, sì, e la tecnologia è, probabilmente è uno degli elementi più resilienti in questa epoca in cui viviamo, no? E sicuramente ha una capacità d'adattamento molto forte. Molto forte, e sì. Ovviamente ora non possiamo più organizzare, considerando la situazione attuale, non possiamo organizzare concerti, fiere, allestimenti di navi di crociera, ad, sì, esempio. Cioè, il settore ha proprio avuto un stop. Uno stop. Ecco, voi come state rispondendo a questa crisi? A noi quello che ne è uscito è che abbiamo visto che è esploso il mercato delle tecnologie di streaming video. Quindi tutto quello che ha a che fare con le telecamere, webcams, microfoni, le luci. Tutte cose che voi fornite, ovviamente. Infatti, certo. E quindi cosa abbiamo fatto? Noi ovviamente, arrivata a questa situazione e visto l'esplosione del mercato per queste tecnologie, non ci siamo più fermati, perché abbiamo cambiato tutta la nostra offerta, sì, la nostra comunicazione, ma anche la nostra formazione. Proprio su questo nuovo segmento. Sì, avete cambiato pelle, diciamo così, per rispondere. Siamo sempre rimasti gli stessi, ma sì, abbiamo un po' più, certo, shiftato, certo, shift the focus. Sì, 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 certamente. Cercate di stare sempre molto vicini ai clienti, di lavorare con loro fianco a fianco per dargli delle soluzioni. Certo, per noi noi crediamo molto nella vicinanza proprio ai clienti. È uno dei nostri punti di forza. Negli anni, infatti, abbiamo investito molto nelle persone. Abbiamo i product specialists, gli specialisti di prodotto, che per le informazioni tecniche. Poi abbiamo il team finanziario, abbiamo il team dell'assistenza, un team di post vendita, di assistenza post vendita, e ovviamente abbiamo i reparti marketing e commerciale, che lavorano costantemente per fornire informazioni e comunicazioni ai clienti. Ai clienti, quindi cercate veramente di stargli vicino, perché poi naturalmente sono prodotti talmente tecnologicamente avanzati che non sono sempre così semplici da utilizzare. In effetti credo che una cosa che ci differenzia molto è il know-how tecnico, perché il vostro che trasferite poi ai clienti. Esatto, perché veniamo dal mondo tecnico, sì, alla fine, no? E abbiamo un'importante esperienza sul campo che possiamo trasferire anche ai clienti. Ci sono delle strategie di marketing particolari che avete adottato durante questa crisi? Abbiamo parlato appunto dello spostarsi verso la parte streaming, ma poi anche un aspetto umano quasi, diciamo. Sì, perché dai primi momenti di chiusura ci siamo resi conto che questo periodo offriva anche delle opportunità e ha rafforzato in noi la convinzione che le persone avrebbero avuto più tempo per informarsi, per studiare, per vedere, capire meglio quali sono le nuove tendenze del mercato. E noi così abbiamo proprio aumentato la produzione di materiale, di contenuto, e li abbiamo resi tutto visibile online, come dicevo prima, sul nostro canale YouTube. Sul canale YouTube. E quindi chi avrà saputo studiare, informarsi e formarsi, magari quando usciamo da questo periodo ne uscirà più forte di altri, e magari si può sempre sperare che si ricorderà anche da chi ha avuto questa idea, cosa, giustamente. Avete già in mente dei progetti per il futuro, per i prossimi anni anche? Sì, abbiamo due
due sforzi su cui stiamo lavorando. La prima è marketing automation, che è una parola difficile per un concetto abbastanza semplice, no? Si tratta proprio di comunicare in maniera più efficiente con i clienti, di gestire meglio le richieste, ma anche capire quali sono i prodotti più cliccati, ad esempio, no? Tramite il nostro, abbiamo dei siti vetrina, ma anche il fatto di acquisire informazione, capire quali sono le tendenze, e tutto per rendere un servizio sempre più all'altezza delle aspettative. E poi la seconda cosa su cui stiamo lavorando è proprio la formazione interna, ma la formazione interna di tutti i reparti del nostro team, quindi il marketing, il commerciale, il tecnico, anche l'amministrazione. E questo tutto un po' per raise the bar, come si dice, l'asticella si... Alzare, diciamo, l'asticella. Bravo. E quindi è importante seguire il mercato, le sue conoscenze, alla stessa velocità che come si muove il mercato. Certo, è sempre più complesso e sfidante, quindi giustamente bisogna alzare questa asticella. Chiudiamo, dottoressa Wollstrom, in bellezza con il segreto del successo, con il top secret di Audio Effetti, dal suo punto di vista, naturalmente. Noi di Audio Effetti credo che abbiamo dimostrato di avere una valida intuizione su quali sono le tendenze, proprio riuscire a prevedere le tendenze, no? E questo perché abbiamo sempre studiato con la massima attenzione, ma anche con la passione, no? E soprattutto abbiamo una determinazione e passione per quello che facciamo. Poi il lavoro non ci spaventa, abbiamo un team molto skillato e credo che ognuno di noi ci mettiamo tutto in ogni singolo progetto, ci mettiamo la passione, la professionalità e anche l'entusiasmo proprio. Ecco, credo questo sia proprio il segreto di Audio Effetti. Tutti voi stessi, insomma, ci mettete veramente tutto. Va bene. Grazie allora alla dottoressa Anna Wollstrom, grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Marketing manager di Audio Effetti, avete visto come ci sia tanta necessità e voglia di evolversi in questa storia, che è un po' un aspetto che contraddistingue i nostri ospiti numero uno, che torneremo a farvi conoscere anche domani sera, sempre alle 20 su Sky, canale 821. Le migliori puntate le potete ritrovare anche in streaming, a proposito di streaming, sul nostro sito internet e sul nostro canale YouTube. Ci rivediamo lunedì e mercoledì, poi con le nostre amiche, i nostri amici, imprenditori, manager di successo, con i loro top secret. We'll be right back.